Altre domande? Sì, la mia è una semplice curiosità, perché le domande sarebbero infinite. Però sapere dai professori, che cosa porta, secondo lei, una persona di 92 anni, che si chiama Henry Kissinger, a ragionare in questo modo? Ormai è morto, c'ha ragione. Io credo che sia la cattiveria, la perversione mentale portata fino all'ennesima potenza. Cioè, queste persone sono dei psicopatici, questi non sono individui. Hanno vissuto tutta una vita da psicopatici. Danny Dyke dice e aggiunge: che mi porti pure in tribunale, ma io dico che George W. Bush è talmente deficiente che ha un quoziente intellettivo abbastanza sufficiente solo per allacciarsi le stringhe delle scarpe. Mi porti pure in tribunale, dice David Dyke. Perché non ce l'hanno portato? Perché dopo aver scritto 600 pagine sulle prove dell'autoabbattimento delle due torri nel libro intitolato Alice nel paese delle meraviglie? E il popolo americano racconta Alice nel paese delle meraviglie. Non è stato portato in tribunale. Perché il potere reagisce in questo modo, allora o ti fa fuori, ma come è successo con Jim Garrison, che ha riaperto il caso Kennedy, smontando la palla magica che parte dalla biblioteca di Stato di Dallas, sparata da quel poveraccio di Oswald, ricolpisce al collo John Fitzgerald Kennedy, poi attraversa il braccio del governatore del Texas, poi rimbalza sul cruscotto e colpisce anche il guidatore, nemmeno un bravo giocatore di biliardo saprebbe fare una cosa del genere, eppure ci hanno creduto, fino a che Jim Garrison ha detto riapriamo il caso perché ci sono cose troppo assurde. Fanno la polizia di John Kennedy, lo chiudono nella bara, arriva senza cervello, perché dall'analisi del cervello avrebbero capito se il proiettile era di entrata o di uscita. Cioè, basta analizzare i fatti, scusate, basta essere svegli, come diceva Solange Manfredi, quando avviene un fatto, lei ha ricordato il fatto di Aldo Moro, provate a sparare con una mitraglietta, cavolo, andate al poligono di tiro e provate a puntare un oggetto e a sparargli, la mitraglietta vi fa tutto. È possibile che abbiamo sparato 168 colpi contro la scorta dell'automobile che portava Aldo Moro a bordo e non aver scalfito con un colpo almeno Aldo Moro? Aldo Moro non c'era. Logica conclusione. Signori, la logica bisogna far funzionare, la ragione, la razionalità, e invece loro ci sfruttano facendoci ragionare con l'intuito, annebbiandoci il cervello. Non c'era Aldo Moro, era stato sequestrato già precedentemente. C'è una domanda qua? Sì. È stato sequestrato, magari già come livello, è un buon coerente. Salve, per rispondere a una domanda. Allora, il sistema app, le dico la verità, ho visto un filmato su YouTube proprio due giorni fa, e una pura casualità sono venuto a sentire questa parte del convegno. E la cosa mi ha molto reso, diciamo, ecco io. Però la cosa che volevo dire, diciamo, si parla pure di microchip che vorrebbero essere impiantati dall'USA a tutti gli esseri umani per una forza di lavoro. Sì, però stanno facendo sui cani come sperimentazione. No, lo stanno facendo anche sui neonati. E Ike ne ha parlato 10 anni fa. Ora dopo volevo parlare di un'altra domanda. Ike ha già parlato dei microchip inseriti nel collo dei neonati senza che i genitori lo sapessero. Ma questo dove? Negli Stati Uniti. Ricordatevi la frase del direttore della CIA: priorità assoluta per noi il controllo mentale della popolazione. Allora, pure un'altra domanda, ma pure per quanto riguarda gli alieni, gli extraterrestri, disco volante, tutto quello che si dice, cosa ci può essere un duro, questo governo ombra, una specie di sinergia nascosta che non si parla, non si vuole dire, e l'essere umano sta per essere introdotto o catalizzato tramite i film che stanno uscendo al cinema, in un'apocalisse, tutti questi film che stanno uscendo per preparare l'essere umano
ad un incontro con questi extraterrestri, cioè facendoli vedere che sono delle specie buone, delle specie buone, così l'essere umano si prepara psicologicamente. Allora, il discorso è molto complesso, la risposta adesso sarà parziale, inevitabilmente. Allora, attenzione che già dal progetto Stealth D2, il bombardiere strategico, gli Stati Uniti mettono a punto un aereo con sistemi antigravitazionali parziali. Sapete che poi nella guerra del Kosovo è stato abbattuto uno Stealth, è stato uno scandalo del giornalismo e della politica statunitense, perché in pratica i giornalisti hanno detto: siccome il lavoro che fa lo Stealth D2 lo potrebbe fare un F-14 che costa molto di meno, non costa $1 miliardo, ma costa $200 milioni, non si capisce perché abbiamo mandato a fare la spesa queste sono state le precise parole dei giornalisti, freelance, abbiamo mandato a fare la spesa in un campo di battaglia da una persona a bordo di una Rolls Royce. Ci potevate mandare una Panda, avrebbe fatto la stessa funzione, forse con più efficacia. Da allora il programma Stealth, dagli inizi del 2000 in poi, è andato avanti. E siamo approdati al TR-3B, che è un aereo antigravitazionale, con decollo verticale. Non vi meravigliate, perché vi dico subito che nel 1936 i nazisti avevano già messo a punto un prototipo di disco volante a decollo verticale che andava a 2800 km orari. Oggi, ve l'ho nominato questa mattina, abbiamo il TAV-50. Il? TAV-50, TAW-50, che non c'entra niente con la TAV che stanno facendo in Italia, che non ultimeranno mai, e se ultimeranno andrà a 250 km orari massimo. Questi sono i tempi italiani. Per fortuna il ponte sullo stretto di Messina non verrà mai ultimato, almeno lo speriamo, forse non lo inizieranno nemmeno. Il TAV 50 va a 60.000 km orari. Allora, rispondendo, 60.000 km orari, ho scritto già su area di confine, tra parentesi, non è un errore. Cioè, in 8 ore arriva sulla Luna, costa $20 miliardi, e sistemi antigravitazionali totali con riproduzione all'interno, dove ci sono i piloti, di sistemi gravitazionali artificiali. È molto la curva dura. Questo lo so che sembra Star Trek, ma attenzione, quando mi fanno queste osservazioni io dico: ricordatevi sempre che esiste una conoscenza verticale, la piramide, esiste una conoscenza orizzontale. Cioè, noi dai libri di scuola o dai mezzi di informazione comuni sappiamo le cose più stupide, che magari hanno fatto l'automobile che va 400 km orari, oppure del treno a levitazione magnetica che in Cina e in Giappone va a 500-600 km orari, 400-500, sì, perché in pratica segue la linea della rotaia ma non tocca la rotaia, quindi eliminando completamente l'attrito che ne rallenterebbe, quindi la velocità. Ecco, invece a livello verticistico noi dobbiamo tenere presente che ci sono già tutte le tecnologie a livello militare, ma le usano proprio i militari, per definizione sono quelli che devono aggredire la popolazione civile, parliamoci chiaro. Quindi se noi eliminassimo i militari non ci sarebbero più le guerre. E avremo a disposizione quella tecnologia, avete visto, era nata per dare l'energia elettrica in tutte le parti del mondo, compreso lo Zimbabwe, tanto per dire, e avremmo pagato tramite il cellulare, cioè ci sarebbe arrivata a casa l'energia elettrica, quando è consumata lo potevate controllare dal cellulare, consumato tanto. Io non sto dicendo che non dobbiamo pagare l'energia elettrica, un servizio si paga. Non deve essere monopolistico, ma non c'era bisogno di tralicci. Sapete perché è stato introdotto il rame? Quando Tesla fece